Bentornati, pace e bene. Oggi, 18 ottobre, ricordiamo San Luca. Ascoltiamo. Dante lo ha definito lo scriba della mansuetudine di Cristo, per il predominio nel suo Vangelo di immagini di mitezza, di gioia e di amore. Compagno e collaboratore di San Paolo, che lo chiama il caro medico, è soprattutto l'autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Una lunga tradizione lo vuole originario di Antiochia, tanto da essere denominato il medico antiocheno. Diventò membro della comunità cristiana di quella città, probabilmente verso l'anno 40, e fu poi compagno di San Paolo in alcuni suoi viaggi. Al suo Vangelo Luca premette due capitoli, nei quali racconta la nascita e l'infanzia di Gesù. In essi risalta la figura di Maria, la serva del Signore, benedetta fra tutte le donne. Il cuore dell'opera, invece, è costituito da una serie di capitoli che riportano la predicazione di Gesù tenuta nel viaggio che lo porta dalla Galilea a Gerusalemme. Il Vangelo di Luca è conosciuto come quello della bontà e della misericordia di Dio, ed in essi sono raccontati gli episodi e le parabole più commoventi. Eloquentissime sono le parabole del buon samaritano, della pecorella smarrita, del fariseo e del pubblicano, di Zaccheo e del figlio il prodigo, che ci manifestano l'infinita misericordia di un Dio morto per noi sulla croce e che perdona gli stessi suoi crocifissori. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gli Atti degli Apostoli, sulla scia del Vangelo, descrivono il viaggio della buona notizia da Gerusalemme all'Asia Minore, alla Grecia, fino a Roma. Protagonisti di questa impresa esaltante sono Pietro e Paolo, guidati dal vero protagonista di quest'opera, lo Spirito Santo, che a Pentecoste scende sugli Apostoli e li guida nell'annuncio del Vangelo agli ebrei e ai pagani. Secondo la tradizione, Luca morì martire a Patrasso, in Grecia. San Luca evangelista, una persona di cultura, lo capiamo questo dal greco che lui usa, particolarmente elegante, fluido, colto possiamo dire. Lui ci ha donato le storie dell'infanzia di Gesù e alcuni dettagli sulla vita di Maria, quindi un contributo molto molto importante alla conoscenza di Gesù Cristo e alla sua vita. Quindi perché non prendere proprio oggi il Vangelo di Luca ed iniziare un pochino a leggerlo? Magari prendiamoci questo impegno iniziando da oggi, prendiamo in mano questo Vangelo e anche a tempo perso in vari momenti della giornata, diamogli uno sguardo particolare, un momento di meditazione più importante del solito. Chissà che non ci venga nel cuore qualche bel pensiero e che non ci sorprenda qualche piccolo dettaglio sulla vita di Gesù che non avevamo mai notato prima di adesso. San Luca prega per noi.